allora lui già aveva 70 anni, e lui ci parlava proprio della grandezza della scuola napoletana di geometria soprattutto, e di flauti ci parlava tantissimo, e ci diceva proprio che il rapporto, anche perché lui faceva matematica inserendo correnti filosofiche, quindi aveva un concetto già allora negli anni 70 difficile tra l'altro da capire, che però si rifà al discorso che lei ha fatto. Allora la domanda è questa: lui diceva che la grandezza della scuola geometrica napoletana del secolo XIX era dovuta soprattutto, si rifaceva soprattutto alla civiltà greca, quindi lui sì. Parlava della geometria dell'Atene di Pericle, parlava della scuola siracusana, della Quirina di Alessandria. Quanto c'è ad esempio di fervora della civiltà greca, e come si sposa quel modo di pensare, ad esempio lei mi parlava di rigore euclideo prima, tutto sì, ma, ad esempio con le teorie newtoniane del secolo XVII. Sì, allora io ovviamente non ho avuto la possibilità, perché sennò dovevamo stare qua per 3 ore, quindi dovevo di necessità tagliare un po' il discorso. Quando Fervola proprio è un ragazzino, no? Quindi è in fase di maturazione intellettuale, si rivolge a dei dubbi a un certo momento in matematica, si rivolge ad un professore di matematica per avere dei riferimenti. Questo professore gli risponde: guarda gli antichi. Quindi il rapporto di Fervola con la matematica antica, è chiaro che il suo Vangelo matematico è il primo libro degli elementi di Euclide, c'è poco da fare. Ma in generale Pappo, quindi scuola alessandrina, eccetera, questi sono i riferimenti forti della scuola sintetica moderna, che e quindi sono onnipresenti. Sembra una battaglia di retroguardia, cioè di Perfali, alla fine del Settecento, primi decenni dell'Ottocento, stai ancora ai tempi della scuola alessandrina, voglio dire. Invece no, tant'è vero che viene oramai riconosciuto ampiamente che contemporaneamente, ad esempio a Parigi, c'era una scuola sintetica, quindi non è che in Europa l'unica scuola sintetica era quella napoletana, anzi, quella napoletana viene riconosciuta, non dico proprio alla pari, ma insomma viene riconosciuta come una scuola famosa, forse anche per la sua continuità, e che viene o alla pari con quella parigina o subito dopo. Il problema qual è? È che come nell'antichità greca si doveva, era un problema di paideia, e la paideia, quindi formazione, no? Ecco, magari tradotto con humanitas, ma insomma è educazione, è formazione, questi sono i termini con cui noi abitualmente rendiamo paideia. La paideia non era soltanto questione di rapporto con la medicina, perché la medicina era un'altra grande manifestazione di queste cose, ma c'era anche la matematica, mi spiego? E allora perché la difesa delle figure geometriche, proprio di fare le figure quando si risolve un problema? Perché tutto questo? Perché tutto questo deve servire per far crescere e maturare, nel caso della scuola, l'allievo, il quale altrimenti diventerebbe quello che erano alcuni francesi dell'epoca, no? Nell'espressione di Gioacchino Ventura, algebristi freddi, cioè quelli che risolvono i problemi di geometria analitica soltanto per via algebrica, e che quindi non sono incapaci di umanità. Perché dicevo che Fervola, al di là, ecco perché parlavo di ingiustificatamente, al di là di quelli che sono di fatto gli schieramenti contrapposti tra sintetici e analitici, Fervola però diventa ad esempio riferimento per Vincenzo Cuoco nel suo rapporto, quello famoso, no? Pubblicato anche con Melchiorre Delfico, e Fervola viene proposto come modello. Lui era ancora vivo, no? Fervola stesso era ancora vivo, e anche dopo la sua morte, parliamo di addirittura dopo l'unità, come dicevo prima, Cremona, senza riprendere l'autore
su cui oramai era calata l'obbligo, era calato l'obbligo, senza riprendere l'autore, però riprende le idee, perché si rende conto che la macchina fredda non crea l'uomo. È un problema proprio di formazione, è un problema di creatività, è un problema, consentitemi il termine, vado un po' controcorrente, è un problema di virtù al di là della competenza. La competenza, voglio dire una cosa, la virtù, non parlo di virtù devozionali, cioè uno che deve fare brava persona, cioè, ma parlo proprio di virtù intellettuale, alla maniera aristotelica. E da questo punto di vista la scuola sintetica ha molto da dire. Quindi io, voglio dire, ascolto con piacere che almeno c'è stato qualcuno che, voglio dire, ha detto queste cose già negli anni 70. C'è da dire questo, che noi facciamo dibattiti, ma aver trovato due persone che hanno fatto la domanda su questo tema, dire che forse è per me un motivo d'orgoglio, cioè perché qui c'è Peppino Menacci, vuol dire qualcosa che non volevo dire. Ieri, intanto cosa, chiedo scusa, ieri, presso l'aula magna di Francesco De Santis della scuola militare di Montserrat, sì, si è svolto la sessione finale del 36° congresso nazionale degli storici della fisica e dell'astronomia. Questa sessione era dedicata dalla società nazionale innanzitutto a ricordare la figura di Giuseppe Saverio Poli. Giuseppe Saverio Poli è stato uno scienziato della seconda metà del Settecento e il primo ventennio dell'Ottocento, di grandissima fama internazionale, e che è stato peraltro al principio dell'Ottocento, dall'801 all'805, comandante della scuola, all'epoca Accademia Militare di Siena. E poi questi scienziati hanno voluto conoscere il luogo che era appunto la Montferrato, dove si sono formati tanti, diciamo, correnti di pensiero altre, dove la scuola matematica uno dei partecipanti a un certo punto dice: qui siamo nell'aula De Santis, mi piace ricordare la violentissima presa di posizione che ci fu contro la riforma universitaria del De Santis, ed esce in discussione qualche cosa che riguarda ed è trattata nella sua introduzione, cioè quando Flauti, che poi era allievo prediletto in qualche modo, fece un attacco violentissimo contro la riforma del pensionato di tutti i professori della prima metà dell'Ottocento, e quindi si è trattato proprio di questi argomenti in maniera particolare, perché l'altro secondo intervento riguardo la scuola matematica che faceva capo a il professore Lauberg, che era il professor Ricca, che è stato il primo presidente della Repubblica Partenopea, e Giordano, Annibale Giordano. Quindi si sono trattati argomenti che oggi con piacere nel guardare. Sì, io però sto dall'altra parte, infatti tutti questi qui sono esponenti della scuola analitica. Sarebbe quella di Ferro. No, dico l'altro, sì, l'altra scuola. E lavorano tutti, manco a farlo apposta nel tempo, perché chiaramente nel tempo lavorano tutti alla Nunziatella, insieme a Moretti e tutti gli altri. Ma loro all'interno della Nunziatella furono contrastati, perché certamente, per esempio, no, Nunziatella era completamente contrario, perché Poli fu era l'istitutore dell'erede al trono di Francesco, che poi Francesco I di Fiorenzo, sì, proprio. La polemica violentissima fu tra Poli e Fergola, perché Poli non fece mai approdare Fergola a fare il professore alla Nunziatella. Fergola, per la verità, Fergola poi rinunciò. No, Fergola perché lo ebbe l'incarico, non sì, ma insegnare era già l'incarico al Santissimo Salvatore, sì, e poi all'università. Quindi il problema di Fergola.
semaforo ci sono una veramente. Signori, una cosa molto importante, che l'altra Lauberg, Giordano, io l'ho citato prima, è il ragazzino di cui ho parlato, che poi negli anni cresce ovviamente, ma poi scompare, che da ragazzino, perché parliamo di uno che non aveva manco 16 anni, riesce a risolvere quel famoso problema di Cramer per una certa via, in maniera che sia già risolto. E attenzione, è in quel periodo che il determinante Fergola gli faceva bene. Non era niente altro di interessante. Esatto. No, dopo del scomparso, come matematico, si è dato alla politica, eccetera, eccetera, ma come matematico è scomparso. Ma lui ebbe Fergola alle spalle e fu Fergola a suggerirgli le soluzioni, no? Però lo sappiamo che Fergola era uno che gli consentirono di diventare famoso a livello europeo, per quella. Sappiamo che Fergola era uno, ho detto prima, che si lasciava sottrarre i fondi delle sue scoperte, vedeva che altri pubblicavano. Uno di quegli analitici, Foletti, uno di quegli analitici, Ottavio Foletti, che tra l'altro Ottavio Foletti, anche durante il decennio francese. Esatto, lo accusa di plagio, proprio Nicola Fergola che si faceva sottrarre i fondi. Infatti la cosa fu immediatamente smentita e allora signori, abbiamo il professore Ballagio, no? E lui ha scritto molto su Fergola alla fine. Allora signori, se non passano veramente ore, questa è l'ennesima dimostrazione che questo simbolo è l'espressione di una civiltà, il simbolo di una civiltà suprema. Anche parlando, giustamente Fernando ha fatto una bellissima domanda prima dicendo ma poi è molto più qua di quanto noi possiamo pensare la situazione, perché la storia non è un porto ma è un faro, e questo simbolo borbonico è l'espressione della nostra civiltà. Mai il nostro territorio ha raggiunto delle vette così alte, e se in giro per l'Europa andava un detto che diceva Napoli starà peggio e noi staremo tutti meglio, è ancora attuale. Quindi io, prima di salutarvi, voglio soltanto ricordare che il 22 di ottobre alla Sala San Tommaso di Comune Rocca Secca si terrà ormai diciamo consueto e tradizionale convegno organizzato da Alessandro Marconcini sul brigantaggio. Quest'anno si affronterà il discorso delle radici del brigantaggio insorgente. Ci terrei a specificare brigantaggio insorgente, perché ormai è andata una parola non usata ma abusata, brigantaggio. Noi usiamo il termine insorgente che nasce nel 1799, quindi si parlerà di Fabiano, del Cardinale Ruffo, della marcia dei San Fedisti, e ci sarà un inedito, la presentazione che vi ha presentato, un inedito libro che noi non comunicheremo ma sarà sorpresa per tutti. Quindi spero che di trovarvi anche quel giorno, il 22 ottobre a Rocca Secca. Fernando Di Mieri parlerà del Cardinale Ruffo, un'altra figura straordinaria della sua eccellenza. E io vi ringrazio di cuore di questa serata, che è stata veramente per me eccezionale sotto tutti i punti di vista. Fernando vuole. Io volevo unire i miei ringraziamenti a voi. Grazie a tutti per la pazienza. Lì ci sono sia il libro di Teorica degli Arti, sia il libro di Francesco Colangelo che abbiamo presentato a Dica. Quindi chi volesse prenderlo sarà per noi veramente un piacere. Ma l'importante è che abbiamo passato due ore in maniera diversa, noi l'abbiamo passata dalle tre andando sopra a sì, Monte Asprano, sono delle cose interessantissime. E veramente grazie di cuore a tutti, faccio l'applauso a voi perché...